A Catanzaro, insieme alla celebrazione di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, degli scrittori e degli operatori della comunicazione sociale, si è svolta la giornata regionale dei giornalisti cattolici. Teatro dell'evento, la Chiesa del Monte con la Santa Messa officiata da Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace e presidente della Conferenza Episcopale Calabra. San Francesco di Sales non ha bisogno di presentazioni perché è noto in tutto il mondo, innanzitutto per la sua sapienza, per la sua dolcezza. Lo si suole nominare il santo dal cuore di carne, per la sua amabilità. Quello di oggi, Eccellenza, può significare anche un momento di riflessione rispetto ad un ambito così delicato, complesso, qual è la comunicazione? Comunicare e trasmettere. E oggi i mezzi di comunicazione, oltre a quella della stampa e della televisione, abbiamo un web, la grande responsabilità di tutti di trasmettere valori veri, eterni, valori condivisi, valori di bene, valori che facciano crescere le persone. Non si trasmettano bufale, non si trasmettano a causa delle quali poi possiamo avere danni, che possono essere a volte, va a finire che le bufale si credono verità e le verità si credono bufale. Di qui la grande responsabilità dei giornalisti e di tutti i comunicatori di pesare le parole hanno un grande valore, un grande significato. Se il Signore è venuto in mezzo a noi, si è fatto parola, è la parola più eccelsa che abbiamo, più santa, più sapiente, più ricca che abbiamo, parola eterna. Pigliamo esempio da Gesù, utilizziamo il nostro linguaggio, sia esso scritto, sia esso attraverso i vari canali televisivi o il web, come io ho detto, occasione per trasmettere, lo ripeto ancora, valori eterni. Al termine della Santa Messa, nella Sala Sancti Petri dell'Arcivescovado, Luciano Regolo ha presentato il suo nuovo libro, Dante Sabinis, sacerdote della gioia. Nell'ambito dell'incontro, moderato da Don Giovanni Scarpino, direttore dell'Ufficio regionale per le comunicazioni sociali, insieme all'autore sono intervenuti Giuseppe Soluri, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, segretario generale Federazione Nazionale Stampa Italiana e presidente regionale UFSI, Antonio Gaspari, direttore di Zeniti e Frammenti di Pace, con le conclusioni di Monsignor Bertolone. Dante Sabinis, sacerdote della gioia, cosa l'ha portata a scrivere su questa figura così importante? Due cose, da un lato l'amore filiale, perché è stato il parroco della mia infanzia e della mia adolescenza, ha contribuito moltissimo alla mia formazione di credente e di uomo generalmente parlando, e poi diciamo anche la spiritualità, perché è una figura di sacerdote che è innamorata di Gesù, ha seminato per tante generazioni tanti figli spirituali di tante generazioni che ci ritroviamo sempre accomunati agli stessi valori. Quindi è uno di quei sacerdoti di cui spesso parla Papa Francesco nelle sue omelie, cioè non interessato ai rapporti sociali, al denaro, alle lobby, no? Perché oggi ci sono purtroppo anche questi problemi, ma realmente interessato a seminare la gioia e la speranza nel Signore.